Allora, il caso delle primarie sarde è particolarmente interessante proprio perché costituisce un'eccezione. Cioè, sebbene, diciamo, la vulgata tenda a far apparire le primarie come uno strumento, come dire, che non produce effetti rilevanti, in realtà, diciamo, è molto raro che il candidato selezionato venga poi messo da parte, che non sia il vero candidato alle elezioni regionali o comunali o comunque alle elezioni di qualunque livello. Qua invece in Sardegna è accaduto, quindi le primarie hanno fallito il loro obiettivo, non sono state in grado di selezionare il candidato del centro-sinistra. Vorrei fare però una distinzione sottile, ma secondo me importante, secondo noi importante, secondo me e Carlo, il coautore, cioè le primarie sarde hanno fallito l'obiettivo, ma non sono primarie fallite, cioè sono primarie che sono arrivate in porto, sono primarie regolari che hanno funzionato, non ci sono stati brogli, non ci sono state infiltrazioni strane da parte di selettori particolari. Quindi non sono primarie che hanno fallito, non sono primarie fallite, ma sono primarie che hanno fallito un obiettivo. Cioè, nonostante abbiano selezionato il candidato, questo candidato non è poi stato, indipendentemente dai motivi, non è poi stato accettato dalla coalizione.